povero nanetto Giacobino. Rinascita o resurrezione, sempre cosa nostra è, mica tua. L'unica realtà della storia è specialità della nostra casa. La restaurazione e per l'appunto tirare indietro gli orologi. Ogni tanto il popolo si costruisce dei piccoli labirinti per darsi come può il senso dell'aria aperta e noi glieli concediamo come varianti del carnevale, perché tanto si incanala da sé e lo aspettiamo all'uscita col sacco aperto. L'esito è univoco. Passata l'ora d'aria si rientra nell'ovile e si ribloccano le lancette. Il tutto in bell'ordine, l'ordine di sempre, il nostro. Inutile che la mia velenosa metà adesso faccia segno all'autista di fermare la berlina a filo del marciapiede e mi strattoni. Questo sfizio voglio togliermelo. Sono sicuro che una volta dentro vedrò la mia foto da ragazzo, un bel ragazzo, irriconoscibile oggi. Dimostro 10 anni più di quelli che ho e 20 più dell'innominabile che ne ha solo un paio meno di me. L'ho visto circa una settimana fa, che a torso nudo ballava una rumba indiavolata a Ballarò sotto le stelle, credo in coppia forzata con il nostro buon Sergio Cavoli in Rai. L'archetipo del gerontocrate poltrone, strappato con virulenza dalla sua aura totemica e che faceva buon viso a cattivo gioco per poi lasciarsi prendere dal vortice afro-latino al punto di togliersi la giacca e scagliarla sulla poltrona, come a dire: avrò pure 90 anni, ma prima o poi ritorno e mi ci siedo per altri 90. E mentre il Cavoli, spiritosissimo, strascicava i piedi in modo forsennato, nemmeno avesse le pattine incerate di olio di ricino sotto, l'innominabile saltellava da uno schieramento all'altro di quei vecchi bacucchi di destra e sinistra in studio, anch'essi tutti nostri garanti, piroettandosi da un cretino di stato all'altro con una elasticità, un senso del ritmo, una tonicità muscolare. E non era affatto ridicolo e patetico. Un decimo di tutto lor cretini con quell'espressione di schifata sufficienza, anzi, lui era divino. Che mosse! Un Peter Pan da Bolshoi. Più gli si spennano le ali, più vola. Io nasco tarpato e il seguito non è che la ricerca del perfezionismo assoluto. L'ortodossia non produce gli anticorpi che le permettono di sopravvivere a se stessa e di perpetuarsi. L'ortodossia è ottusa per statuto. È il robot che cammina grazie alla corrente altrui. È roba di travetta lo stato di fatto, di spaventapasseri di stoppa, a guardia del fondo acquisito. Non ha niente di geniale a parte la sua abilità nel far propri geni che non possono fisiologicamente nascere al suo morto interno, i quali le possono appartenere solo derubandoli, saccheggiandoli, integrandoli con la stessa forza con cui prima li si disintegra civilmente. Il lievito in divenire delle nostre ostie ce lo dà un Galileo, mica cento Tolomeo, ce lo dà un Karl-Heinz Deutschner con la sua storia criminale del cristianesimo, mica 10 o 1000 Agostino da Ippona. Ce lo dà un innominabile, mica 10.000 in nomina per essere insigniti del titolo di primo sagrestano delle patrie lettere. L'eretico affina l'ortodossia, l'aggiorna, le apporta sangue, pagandolo col proprio. Se non fosse per gli eretici che hanno un po' di fantasia e che elaborano per noi il futuro che col nostro presente immobile su se stesso non sapremo immaginare.
O che immaginare ci costerebbe la faccia, sicché il lavoro sporco lo facciamo fare agli ignari, neghittosi preposti, che talvolta ci conviene annientare fisicamente per annettere spiritualmente, tal'altra no, staremo freschi, anzi, ci avrebbero già messi tutti al fresco di enciclica in enciclica dall'editto di Costantino in poi. Oh, i roghi li fai o ci finisci sopra. Questa è l'essenza vera dei padri della Chiesa, degli amanuensi di comandamenti, degli smanettatori d'inchiostro a comando in confronto all'innominabile e alla lunga vita che i dialettici rabbiosi, alienati come lui, garantiscono a noi. Pacifici depositari della task force della verità rivelata, dei segaioli nel giro di un chiostro, padri per l'appunto. Mio padre ha avuto un padre ancor meno di me, e io mi sono reso conto che esistevano le figure dei nonni solo una volta a scuola dai padri, però una madre, lui almeno, l'ha avuta di sicuro, io chissà. Era mattina presto, avrò avuto 4-5 anni e c'era una brezza fredda e l'uccellino giallo e verde volava tra le canne e il fico e l'alloro e veniva a sbattere il becco in picchiata contro il vetro della finestra. Si faceva male, io ero allarmato. L'ho anche aperta, ma lui mica entrava, la richiudevo e lui tornava con un piccolo verso a sbatterci contro con tutta la forza del suo volo disperato. Non capivo. E riapriva e richiudevo e mi dicevo: se anche entra dentro, poi qui che ci fa? Che vuole? Che cerca? Me no, di certo. Ho preso del pane secco e l'ho sbriciolato sul davanzale, ma le briciole non gli interessavano. E intanto il vetro si macchiava di sottilissime striature di sangue, anche il petto giallo si era macchiato di porpora. Mi dispiaceva. Ho spinto il paiolo fin sotto, l'ho ribaltato, mi sono issato sopra, sono salito sulla mensola della finestra e ho chiuso le ante e l'uccellino lì non veniva più a sbatterci contro. E poi ho sentito la bicicletta cadere contro il muro e mia nonna è rientrata in fretta e furia, senza andare in mare a lavarsi. Mi fa: che è tutto questo scuro? Apri le ante, no? C'è un uccellino tutto colorato che si butta contro il vetro. Lei aprì le ante e richiuse la finestra e un istante dopo l'uccellino tornò a buttarsi a capofitto lì contro emettendo uno stridio per il colpo sempre più mortale e lei gridò: è un cardellino da queste parti, primavera presto. E poi, stupita, ma il vetro è pieno di sangue? Io chiesi tutto agitato. Cosa vuole? Cosa vuole? Perché si fa male? Lei restava muta, la testa all'insù, verso il vetro, dove lui continuava a buttarsi e a franare sempre più ferito, ostinato, impazzito. Riaprì la finestra dicendo: si specchia e crede che è un altro cardellino, crede che non è solo, povero scemo. Questo fa prima a crepare che a capire. E richiuse le ante e andò a buttarsi tutta vestita sulla veranda, sospirando, esausta, sospirando una parola, esausta, passione. Io uscii, mi guardai attorno e perlustrai tra i rami e le canne e poi lo vidi a terra che sbatteva le zampine a pancia in su, contemplato dalla capra immobile. Non avevo mai visto un cardellino prima e avevo già esaurito, e aveva già esaurito i suoi voli. Deglutii un groppo di saliva via dall'altro, mi sono impressionato. Ero così piccolino, ma non mi sono avvicinato. Ho chiuso gli occhi con quanta forza avevo. Il capino ha continuato a reclinarsi dentro la mia retina per ore, per giorni, per decenni. Era stato vivo insieme a un'immagine dell'altro in sé il tempo di morirne. Era stato sempre lui. Non c'era un altro cardellino al di fuori di lui, ma non aveva voluto capirlo. A costo della sua vita aveva continuato ad andargli incontro, ad andargli addosso. E gli ho girato le spalle per sempre.
Io avrei capito che ero solo io, invece, cioè che io ero e sarei rimasto solo. Se lavorassi in borsa, sarei colui che sa tutto quel che c'è da sapere 24 ore prima che si subdori lontanamente l'andamento di un titolo da comprare o di cui disfarsi. Insomma, qui in Italia io, e non esagero, sono la vita e la morte. E sono famoso, io, per essere laico e talvolta addirittura tacciato di laicista. Con una mano faccio finta di sporcare, con l'altra pulisco molto più a fondo di quanto non abbia sporcato. Il trucco c'è, ma non si vede. Certo, se avessi avuto i capelli rosso rame invece di quel color destino che avevo alla radice dello scalpo, prima o poi una frase così mi sarebbe sfuggita, mentre magari facevo il gioco del cilindro e del coniglio, con la banda sopra le quinte che attaccava la sua marcetta circense. Signore, signori, il trucco c'è, ma non si vede. Perché non l'ho scelto io di studiare da prete? Io sono come un casinò, o il gioco del lotto. Non distribuisco soldi o vincite in denaro o premi in gettoni d'oro e dividendi men che meno. A quel punto, meglio una bancarotta fraudolenta, un paio d'anni solo perché venga fissata la data del primo grado di giudizio. E staremmo davvero freschi, se adesso la magistratura tutta nostra, quella che conta, tutta infusa della nostra catechesi, si mettesse a inseguire i reati finanziari. I soldi li do solo in prestito momentaneamente. Gli altri giocano d'azzardo e non possono certo smettere di punto in bianco, se no che vizio non sarebbe. Nel pomeriggio perdono sempre un po' di più di quanto credono di aver vinto la mattina. E restituiscono il mal tolto, cioè l'illusoria vincita, con gli interessi concreti. Io sto fermo, io sono il banco, in tasco anche quando spingo le fiche verso il vincitore. Tu puoi metterti in tasca tutto quello che vuoi e che puoi: droga, armi, schiave, bambini per milioni di valuta, ma io sono l'agente del riflesso che ti muove la mano dentro e fuori dalla tasca. Ti lascio la tasca, mi accontento del riflesso che la svuota e la ribalta nella mia cassetta delle elemosine o fessura diretta con i nostri fini superiori. Del resto, essendo italiano, che te ne faresti di un cervello per intero? Quello che ne hai fatto sino adesso? A te, non avendone avuto mai una, piace troppo avere una doppia vita. Io faccio in modo che tu l'abbia, che, per amor del cielo, non ti manchi mai, anzi, te ne do una di scorta per l'oltretomba. Il potere non ha impulsi irrefrenabili al di fuori di quelli per sé e la propria conservazione. Tu li hai, io no. Tutto ritorna a me. Spermatozoi, ovaie, una massa indistinta di pappa dipendenti di pop di pap di papà dipendenti a sbaffo, di papponi in nuce con l'estasi quaresimale dell'idiota nato. Lasciate che gli italiani vengano, verranno a me. Non so se ci sia o non ci sia scelta, io di certo non sono qui per lasciarne, ma non sono cattivo in fondo. Io sono dove conta esserlo, lo sono in superficie, dove a nessuno conviene credere ai propri occhi. Da Platone all'odierno Netturbino, la superficie resta lo spazio meno esplorato e indiziario dell'universo. E lei ora apre la portiera posteriore della berlina e mi guarda infuriata. Il suo sorriso non cambia. Entrerò. Sono una persona universalmente ritenuta per bene,
moderatamente temuta come compete alla mia posizione. Sono ben altri da me quelli da me sguinzagliati per essere temuti sul serio e da me si fa per dire. Perché troppe sono le bamboline in scala vie più ridotta prima di arrivare a quella che le contiene tutte. Costoro mica hanno la faccia mite e condiscendente che porto io. Non sono uno psicopatico riconoscibile, io. Le due volte della merenda sulla spiaggia, la donna era scesa da un'automobile nera. Ne avevo sentito il rombo accanto alla baracca. Ero corso fuori, pensavo fosse un carro armato. Anche se dal vivo io ne ho visti solo un paio, riversi sui cigli della strada quella volta che mia nonna mi portò sulla canna della bici in città a vedere le giostre, il tendone del circo e la vita che riprendeva il suo giro regalo di calci in culo. Non ho mai fatto caso se la guidava lei o se qualcun altro era al volante. Mia nonna, china a fare la cenerata per lavare la roba sporca, mi era venuta dietro. La donna frugò nella borsa ancor prima di parlarle, stava ritta, le arrivava alle ginocchia. Ero davvero minuto, guardai in su e mi sembrò di non vedere niente e il sole che accecava fece la sua parte. La signora dietro quel niente come seconda cosa fece una piccola corsa d'istinto e andò a risciacquarsi le mani sul bagnasciuga. Le faceva più ribrezzo il contatto con me o con mia nonna? Quella donna forestiera, mia madre, deve avere tirato fuori dalla borsa un bel po' di soldi di volta in volta e altri gliene avrà fatti avere, e non solo a lei, ma ai padri in seguito. Ma dubito che mia nonna le abbia chiesto mai niente in cambio di me. E anche se li abbia mai usati per sé o per noi in casa, sottraendoli alla cocciuta povertà, senza sbocchi di noi tre che non volevamo alterare e forse sotterrandoli o lasciandoli scadere o marcire. Un'altra dritta per dare un'idea di chi sono io. Mi occupo di politica in senso stretto. E la politica che altro è se non la gestione dei capitali spuri accumulati per stare dietro ai vizi ormai nominabili dalla A alla Z e triti e ritriti, ma pur sempre immondi del genere umano in generale e di quello nostrano in particolare? Per i capitali puliti, e se i capitali tutti fossero puliti, la politica non serve. E non servirebbe affatto, basterebbe la ragioneria. Se non fosse che, corrompendosi, ogni ragioneria ridiverrebbe politica bella e buona e sporca. Un politico che operasse esclusivamente alla luce del sole sarebbe un qualsiasi bagnante che prende la tinterella. Mi sembra di vederlo ora, dall'obrò della lamiera, il bagnante qualsiasi. Sorseggia la gazzosa e dà un morso al pezzo di cocco con cui mio padre si industriava sul litorale verso la fine degli anni 40. Il bagnante qualsiasi è scampato alla guerra, alla fame e alle vendette che comincia a godersi la vita. E quella donna forestiera che passava di là a fine guerra e vede quel giovinetto che allora era mio padre e lo fa suo come la prima boccata d'ossigeno uscendo da una camera a gas che poteva mai essere. L'amante in fuga di un ufficiale tedesco in ritirata, una capolusso, una fiamminga Madonna frastornata che dopo tanta morte voleva almeno servire a dar vita a una vita, una viziosa, intanto. In politica la tenebra è fisiologica e senza mitizzare niente, perché è lo specchio pedissequo del mare che c'è di mezzo, il mare. La merenda al mare, ma il dire e il fare in cui sta in ammollo il genere umano. Io, per dirla fuori dai denti, mi occupo in modo trasversale, che per noi è il modo per eccellenza di essere diretti, dalla finanziaria automaticamente ufficiale, quella nelle tenebre, di cui i cittadini niente sanno e vogliono sapere, quella che soggiace alla finanziaria ufficiosa varata dal governo in carica e della quale si sa anche superfluo, tanto ci importa un fico secco.
Fumo negli occhi. Non scopro l'acqua calda, ma ogni governo in carica, ricordo, è nostra propagine papale, papale, anche se non proprio a furor di popolo ormai. E già che ci sono, sì, il concordato, l'8 per mille. E l'esenzione dell'ICI anche per gli ostelli, le agenzie viaggi, le mense e poi dell'IRAP, dell'IRES e trifole varie, tipo il contentino di un 650 milioni per gli stipendi degli insegnanti di religione, più un altro di 700 milioni per le convenzioni su scuole e sanità. E un 300 milioni per la passamaneria e il red carpet dei grandi eventi con performance di sua santità in persona, eccetera, eccetera. Sì, non è male, ma sono festuche, minuzzoli, capirai che sforzo per uno Stato che fino a ieri era nostro. Con quei due baiocchi di beneficenza arriveremmo sì e no a metà mese, solo per le mozzette very old age del Santo Padre e i setti di sci per padre Porcalocchen, quel suo nibelungico di segretario privato, un gerontofilo convinto inviatoci dalla divina e non più zoofila provvidenza. Mi sembra di sentirla la domanda che l'innominabile gli farebbe se gli fosse data l'occasione. Santo padre, nei suoi momenti di intimità con Porcalocchen, preferisce indossare la lingerie della Victoria's Secret o della Swierdnagd Mystic Falls? La finanziaria ufficiosa, la finanziaria del governo italiota, insomma. Ufficiale solo per i più naifi e quindi per 60 milioni e passa di beoti a bocca beante, non può essere fatta che con le tasse regolarmente pagate e riscosse dalle tasche dei poveri cristi più poveri e più tartassati. Notamente i lavoratori dipendenti a busta paga fissa e della vera feccia del PIL, quei rari liberi professionisti che si fanno un punto d'onore di non lavorare, non produrre un centesimo in nero, pur di venire in culo a noi, perché i veri eretici del sistema sono i contribuenti to fiscali totali che potrebbero sgambettare via. E chi li prende più? E non lo fanno per principio o in cambio, e in cambio hanno solo derisione e persistono nella loro nequizia da pervertiti. E si sa, per noi non c'è peggiore ideale ed esempio di quello gratuito che non si contraddice, incassando sotto banco quanto respinge con sdegno sopra il tavolo. Gesù qui. È Giuda appena un po' più in là, gemelli siamesi con un unico cuore.